Buongiorno. 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 Sono Milena Pitassi e diciamo che da studentessa senior mi verrebbe da farle una domanda. Se secondo lei riprendere gli studi per migliorare la propria formazione, pur non essendo più giovanissimi, può avere senso oggi soprattutto, oppure può essere percepito come una forzatura? Secondo me la crescita di conoscenza ha sempre senso, non ha un'età. L'età non è indicativa. Ci sono soggetti che studiano fino a quando muoiono e altri che smettono di studiare a 20 anni. Rimanere in allenamento con la testa è anche utile dal punto di vista della salute mentale, previene le malattie neurodegenerative, come lei ben sa. Ma penso che avere fame di conoscenza è un sintomo di intelligenza. Io non trovo che ci sia un'età, certo, sicuramente il processo di apprendimento è un pochino più rallentato, lo sappiamo tutti, perché questa purtroppo è la medicina della senescenza. Però l'importante è avere la voglia di apprendere. Siate, come dice qualcuno, curiosi, no? Cioè la curiosità è la madre poi dell'apprendimento. Io invece trovo molto favorevole, io continuo a imparare e continuerò a imparare, perché il rapporto con i giovani mi arricchisce, come con altri colleghi, perché ogni tanto qualcuno dice qualcosa e dico, ah, ma che bella questa cosa qua, no? Ma anche quando facevo lezione c'erano delle domande che mi insegnavano e quindi è reciproco lo scambio. No, trovo molto importante la sua esperienza, continui così. La ringrazio. Assolutamente, complimenti. Grazie, grazie. Buongiorno. Buongiorno.